Ok, perfetto, dovremmo essere tutti collegati. Allora, quindi buongiorno di nuovo a tutti e grazie prima di tutto della partecipazione. Allora, siamo qua io che sono ovviamente Cristian Piazzalunga, alcuni di voi mi conoscono, sono tecnico commerciale di SICES, sono qua con Andrea Rizzon che è responsabile della ricerca e sviluppo. Oggi il corso andrà, diciamo, a parlare delle nostre schede di controllo per l'applicazione di Parallelo. Non sarà un corso molto, molto lungo, specifico, servirà sostanzialmente dare un'infarinata e una serie di concetti base su capire che schede utilizzare, in quale tipologia di impianto. Giusto per attendere tutti, farei una piccola introduzione per chi non ci conoscesse su chi è SICES. SICES è un'azienda che nasce nel 1970 dall'ingegnere Alberto Curioni come una delle prime realtà a realizzare appunto schede di controllo per gruppi elettrogeni, per poi negli anni evolversi fino a realizzare anche tutta la parte di quadristica che è diventata e lo è tutt'oggi il core business aziendale. Poi ovviamente per quanto riguarda la quadristica di controllo ci siamo anche ampliati su quello che sono i quadri di automazione e tutta la parte di distribuzione, sempre però con focus su quello che è il settore della power generation. Quindi oggi, ripeto, andremo a parlare delle schede di controllo per funzioni di sincronismo e parallelo, quindi schede di controllo generatore, schede di controllo rete e scheda di controllo del congiuntore. Direi che, visto che abbiamo già raggiunto un buon numero di partecipanti, partire con le slide. Allora, e un'altra cosa, scusatemi, se avete delle domande, potete scriverle appunto nella sezione domande, e dopo lasceremo un quarto d'ora alla fine per poterne discutere, oppure in diretta il collega Rizzon può rispondervi. Spero di essere chiaro durante la spiegazione perché non voglio soffermarmi troppo su alcuni concetti, ma cercherò di andare via abbastanza spedito, cercando di darvi maggiori informazioni possibili. Ok, allora, prima di tutto, quando si parla di parallelo, e che cos'è il parallelo? Parallelo si intende quando due fonti di alimentazione hanno una tensione identica. Cosa vuol dire? Avere lo stesso modulo, fase e frequenza. In questo caso le schede di controllo come fanno a interagire col generatore? Andando appunto a modulare la tensione e la frequenza, andando ad agire tramite generalmente segnali analogici su quello che è il regolatore di tensione e il regolatore di giri. Poi, per quanto riguarda il parallelo, ci sono due tipologie fondamentali. Il parallelo rete e il parallelo gruppi, che può essere un funzionamento ovviamente in isola o anch'esso collegato alla rete. Qui abbiamo uno schema classico di quello che è il parallelo con la rete. Generalmente il parallelo con la rete si ha con, per diciamo più classico, sono gli impianti di cogenerazione che funzionano sempre in parallelo rete. Oppure anche molto comune quello che è il parallelo di rientro. Mi spiego meglio, cos'è il parallelo di rientro rete per chi non lo sapesse? Allora, premessa, tutte le schede di controllo per la sincronizzazione acquisiscono due riferimenti di tensione, uno che è il riferimento di tensione del generatore e l'altro che è il riferimento di tensione della rete o del punto in cui si vuole effettuare la sincronizzazione. Pertanto, in un funzionamento normale, partiamo quindi con un esempio di parallelo di rientro rete con avviamento del generatore per mancanza rete. Quindi, funzionamento normale, rete presente, l'interruttore di rete ovviamente è chiuso e la rete alimenta l'utenza. Nel momento in cui viene a mancare la rete, la scheda di controllo percepisce la mancanza rete, avvia il generatore. Quando il generatore raggiunge livelli di frequenza e di tensione idonei, la scheda di controllo apre l'interruttore di rete, che
chiudi l'interruttore di gruppo andando così a alimentare l'utenza. Una volta che rientra la rete, la scheda di controllo gestisce il generatore in modo tale da sincronizzarsi. Una volta che sono in sincronismo, si chiude l'interruttore di rete, quindi l'utenza è alimentata in parallelo dal generatore alla rete. Poi ovviamente si procede con lo scarico della potenza da parte del generatore e si apre l'interruttore di macchina. Dopodiché abbiamo anche le funzionalità di peak looping e peak shaving. Sostanzialmente il gruppo elettrogeno questa volta viene avviato si dà un set point, nel senso quando l'utenza supera i 100 kW parte il generatore. Peak looping vuol dire che il generatore lavora sostanzialmente a una potenza prestabilita di n kW e la rete dal restante. Il contrario, il peak shaving, cioè che il generatore fornisce l'energia superiore a 100 kW, quindi 100 kW sono sempre forniti dalla rete, il restante dal generatore. Oppure per quello che si chiama inseguimento rete, quindi si va ad avere un interscambio zero con la rete, o per la regolazione del fattore di potenza. Questo brevemente quello che è il parallelo rete. Poi andiamo su quello che è chiamato parallelo in isola. Il parallelo in isola quando è che viene utilizzato? Per ovviamente un aumento di potenza, per un'equa gestione del carico. Possiamo avere infatti in molti casi dei carichi variabili, che ne so, da 1 mega a 3 mega. In quel caso utilizzo 3 generatori e gestisco l'avviamento e appunto la gestione delle macchine in base alla potenza richiesta, oppure per avere una ridondanza. In questo caso, al primo avviamento, diciamo, dell'utenza, il parallelo sempre viene effettuato, in questo caso prendendo riferimenti di tensione sulla barra del gruppo e su quella che è chiamata barra di parallelo. Durante l'avviamento, la scheda di controllo, appunto, il primo generatore che va a innestarsi sulla barra di parallelo chiude per via diretta, perché ovviamente non c'è tensione presente sull'utenza, e gli altri si sincronizzano in base poi a quello che è la richiesta del carico, se uno o tutti i gruppi elettrogeni facenti parte dell'impianto di emergenza o di produzione. Questa è la nostra gamma di schede di controllo sulla prima riga, quindi GC400, 600, DST e GC500. Dopodiché abbiamo le schede di controllo della rete, quindi MC400 ed MC200, e la scheda di controllo congiuntore BTB200. Quindi andiamo a parlare di quelle che sono le schede di controllo generatore. Quindi dalla più piccola GC400, poi GC600 e DST4602 Evolution. Qua vedete un grafico prezzo performance, appunto per indicare quelle che sono le performance e le caratteristiche delle schede. Ovviamente la GC400 è la versione base utilizzata prevalentemente per paralleli semplici, fino ad arrivare alla DST4602 Evolution, dove è utilizzata per funzioni di parallelo ovviamente più complesse. Andiamo a parlare quindi della scheda di controllo GC400. La GC400 ha sostanzialmente due modelli, la 400 e quella che è chiamata 400 Link. Entrambe si possono avere in versione base, quindi adatta per parallelo tra generatori. Infatti sul fronte della scheda vedete
Mi fermo un attimo, tutti mi sentite? Perché alcuni. Ci siamo ripresi? Ah, è andato via l'audio, però il problema è da quando? Ok, perfetto. Brevemente, quindi stavo dicendo, la GC400 si può avere appunto con il frontalino, con praticamente la visualizzazione del gruppo elettrogeno e dell'interruttore di macchina, e questa versione è indicata per un parallelo in isola con più gruppi elettrogeni appunto in parallelo fra loro, oppure quella denominata GC400 mains con la possibilità di vedere e comandare l'interruttore gruppo e l'interruttore di rete. Ovviamente in questo caso è più adatta per applicazioni di parallelo rete singoli. Quindi sostanzialmente l'hardware è identico, l'unica cosa che cambia è il tasto per la gestione dell'interruttore di rete. Andiamo avanti, andiamo a vedere quali che sono le funzioni, le funzionalità, le caratteristiche della scheda di controllo. Ovviamente la gestione e l'interfacciamento con sia motori tradizionali che motori CAN bus, funzione AMF, che sta per Automatic Main Failure per mancanza rete, funzionalità complete di parallelo. Cosa vuol dire funzionalità complete di parallelo? Tutte le nostre schede hanno la possibilità di gestire qualsiasi tipo di parallelo o qualsiasi tipo di funzione, nel senso che non ci sono opzionali che in base alla tipologia di funzionamento vado a scegliere. La scheda base, chiamiamola di per sé la scheda, l'unico codice della scheda che è in grado di coprire tutte le funzionalità richieste. Quindi poi connessioni dirette a regolatori di giro e regolatori di tensione, protezione contro la perdita di rete, è una protezione di interfaccia, ovviamente non certificata, però può essere utilizzata fino a paralleli rete fino ai 30 minuti, dopodiché è ovviamente necessario utilizzare e installare una protezione interfaccia certificata. All'interno logiche and/or, quindi possiamo sviluppare delle logiche base per l'azionamento di servizi ausiliari o telesegnali, archiviazione dello storico, numerose porte di comunicazione e dopo vediamo nella funzione link la funzione di antifurto. Considerate che questa scheda come ingressi e uscite ha la possibilità di avere di base in questo hardware 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 3 input analogici e 2 uscite analogiche, ovviamente per la gestione del regolatore di giri e AVR. Ovviamente poi è possibile collegarci i moduli di espansione. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio le funzioni. Qua abbiamo le protezioni di rete per funzioni AMF, protezioni di rete di parallelo e le protezioni per il generatore. Non mi soffermo particolarmente sulle protezioni, però diciamo a tutte le protezioni di tensione, corrente, frequenza. Funzioni di parallelo. Come dicevo prima, ha un unico firmware per tutte le applicazioni di parallelo, non c'è bisogno di scegliere diversi opzionali o modelli. Può essere collegata, diciamo in linea generale, in un sistema comprendente massimo 16 generatori, 16 reti e 8 congiuntori e lavora con tutte le altre schede di parallelo. Per quanto riguarda il funzionamento, può funzionare in isocrono, in drup e a potenza fissa. Due parole su queste tre funzionalità. Isocrono è sostanzialmente quando, per chi non lo sapesse, il generatore insegue costantemente e regola il 50 Hz anche al variare della potenza e dell'applicazione classica. Dopodiché c'è il drup che è meno utilizzato, ma è molto utile nel caso ci siano diverse tipologie di generatori presenti nel sistema. Possiamo avere magari un fotovoltaico, una turbina, un generatore, quindi non si ha la possibilità di avere una linea di ripartizione, oppure sono i generatori dislocati a notevole distanza fra di loro. La funzione drup ci aiuta a metterli, diciamo, in parallelo e a gestire un po' la ripartizione. Il drup sostanzialmente si fa riferimento a quello che è lo statismo del generatore, quindi
al variare della potenza avremo una variazione di quello che è la frequenza o la tensione, dipendentemente se è un drop di frequenza o un drop di tensione. Poi magari nelle spiegazioni e nella parte finale magari daremo più concetti base. Potenza fissa invece è quando si va in parallelo rete, il generatore insegue la frequenza che viene imposta dalla rete, quindi eroga solo potenza. Dopodiché la regolazione può essere sia analogica che utilizzare dei segnali digitali up-down e poi a tutte quelle che sono le funzioni di sincronizzazione e ripartizione sia di potenza attiva che di potenza reattiva. Poi ovviamente può connettersi in parallelo rete senza ulteriori dispositivi aggiuntivi. Al controllo della potenza e del cosfì in parallelo rete, infatti possiamo anche eseguire delle funzionalità, come detto precedentemente, di inseguimento rete o inseguimento del cosfì, supporto al grid code che fa riferimento appunto alle nuove normative, sostanzialmente una gestione della potenza attiva e reattiva in base alla frequenza e alla tensione di rete. E poi la gestione del interruttore per la messa a terra del nitro, perché ovviamente per quanto riguarda soprattutto il mercato italiano, nel parallelo rete il nitro deve essere distribuito dalla rete e non dal generatore. Gestione del carico avanzata, sono varie funzionalità appunto per gestire l'avviamento dei motori o altro in diverse modalità che non sto qua a elencare nel dettaglio. Tre livelli di riserva di carico. Cos'è? Vi faccio l'esempio che è molto più semplice. Ho tre macchine da 1000, ho un carico da 1750 kV/A, il sistema per come l'ho programmato decide di far partire due macchine in ripartizione da 750 kW l'uno. Tre livelli di riserva di carico, sostanzialmente cosa vuol dire? Io do un ingresso alla scheda e gli dico preparati per ricevere un carico di 500 kW. In quel caso il sistema mi attiva la terza macchina in modo tale che dopo 10 minuti o un tempo prestabilito si attiva effettivamente la richiesta di carico per 500 kW e quindi non abbiamo problemi su quello che è l'impianto di produzione. Poi, versione link, brevemente, è sostanzialmente ha le medesime funzioni, solo che in questo caso abbiamo un modem GSM GPRS integrato, quindi c'è la possibilità di aggiungere una SIM interna che può essere collegata al nostro software di supervisione per avere un monitoraggio remoto di quelli che sono i parametri e diciamo, lo stato del generatore, sia da remoto, quindi anche senza un collegamento diretto in Ethernet. Ha la funzione antifurto perché c'è una batteria tampone interna e un giroscopio interno in modo tale che nel momento, se sfortunatamente viene rubato un gruppo elettrogeno, io posso avere la geolocalizzazione fino a che la batteria non si scarica, generalmente almeno 24 ore. E faccio riferimento comunque alla batteria interna della scheda e non alla batteria del gruppo, ovviamente. Quindi andiamo a vedere velocissimamente quelle che sono le porte di comunicazione, quindi USB per la programmazione, CAN bus per interconnessione col motore, un CAN bus dove sostanzialmente viene collegata la linea di ripartizione per comunicare, per far sì che le schede comunichino fra di loro, RS232 485 con Modbus RTU. Nella versione quindi GC400 abbiamo un Ethernet con Modbus TCP. Invece per la 400 Link abbiamo il modem 5G Ready. Andiamo avanti. GC600 è ovviamente la scheda di livello successivo, infatti è già un display grafico, ha un PLC integrato e già di default presenta un notevole numero di ingressi. Qua stanno alzando la mano.
Mi sentite? È ritornato l'audio? Ok. Scusate, ma purtroppo ci sono stati dei problemi. Allora, velocissimamente, quindi come per la GC400 si può avere nella versione con il frontalino, diciamo, raccomandato per un funzionamento in isola, oppure raccomandato per un parallelo rete. Poi andiamo a vedere un po' le funzionalità aggiuntive rispetto alla GC400, che ha un doppio processore, un display grafico più grande, infatti un 4,3 pollici, ha un maggior numero, come dicevo prima, di I/O integrati nell'hardware e sicuramente una maggiore espandibilità. Ha un watchdog hardware per la classica funzione di quello che è watchdog, uscita PWM a 500 Hz per l'interfacciamento con i regolatori di giri Caterpillar e gestione anche di quelli che sono i generatori sincroni, andando in questo caso a gestire le resistenze di magnetizzazione e di rifasamento. Gli archivi storici sono configurabili e ha le funzioni PLC integrate senza limitazioni. Cosa vuol dire senza limitazioni? Che si può programmare PLC fino alla massima capienza del processore. Quindi qua vedete il nostro software di programmazione Board PRC, questa è la sezione dedicata al PLC con lo schema blocchi e questo è quello che sono i nostri parametri configurabili. Quindi, come dicevo prima, un elevato numero di I/O configurabili, una grande espandibilità, PLC integrato e poi tutti i set point o il 99% dei set point presenti nella scheda sono configurabili da fronte del pannello. Ovviamente poi per semplicità consigliamo sempre comunque di utilizzare un PLC, di un PC perché è molto più comodo, però comunque per chi per emergenze o quant'altro si può tutti i set point possono essere modificabili da fronte quadro. Anche in questo caso abbiamo le medesime porte di comunicazione con USB, CAN bus motore, CAN bus proprietario, 232.4.5 con Modbus RTU e un Ethernet Modbus TCP. In questo caso abbiamo aggiunto anche la comunicazione in SNMP. Passiamo ora alla scheda di controllo di STT4602 Evolution, che è la più performante del catalogo SICES. Ed è utilizzata prevalentemente in applicazioni complesse come cogenerazione o controllo miscela. Appunto, vedete, area gas perché ha il full ratio integrato per i motori a gas. Il display, parliamo già di un 7 pollici, un case metallico, quindi molto, molto resistente e robusto. E in questo caso la scheda di controllo è disponibile in due versioni. Quella versione che chiamiamo compact, quindi con la CPU e il video terminale integrati, o quella split con la CPU, dove è possibile installarla, che ne so, sulla piastra di fondo e sul fronte quadro installare il video terminale. E rispetto agli altri ha anche la possibilità di avere la chiave piuttosto che pulsanti. Andiamo a vedere quindi le capacità aggiuntive rispetto alla GC600. Ha un maggior numero di generatori collegabili in parallelo, però anche se in realtà non è un particolare problema aumentarlo un domani in caso di necessità. Ha la possibilità di avere la ridondanza. Parliamo di un world backup. Cos'è un world backup? Sostanzialmente, quando abbiamo due schede ridondate fra loro, nel momento del guasto di una, tutti gli I/O vengono congelati e si ha un transitorio di circa 5 secondi prima che si riattivi la scheda ridondata e prende in carico tutte quelle che sono le funzioni avviate dalla prima. Quindi non si ha un arresto della macchina, quindi non è un backup a freddo, ma è diciamo quello chiamato world backup, in quanto abbiamo una piccola transizione nel passaggio dell'una e dell'altra. Poi abbiamo chiusura prima di eccitazione, ho chiamato anche parallelo veloce. Questo è l'unico opzionale riguardante il discorso delle funzionalità. Infatti è una funzione che abbiamo sviluppato dove rispetto al classico parallelo che, come abbiamo visto prima, la prima macchina che entra in moto chiude l'interruttore di gruppo e le altre seguono sincronizzando, in questo caso prima di avviare le macchine chiudiamo gli interruttori e diamo un'eccitazione
regolare a tutte le macchine in modo di avere nel minor tempo possibile le macchine in parallelo. Stiamo parlando di macchine anche con potenza di 3 MW portate a parallelo in meno di 10 secondi, quindi un ottimo risultato. Poi ha una doppia dimensione per il PLC rispetto appunto alla GC600 e ancora un maggior numero di moduli espansori collegabili. Supporto diretto con D-Pro. Allora, per chi non lo sapesse, la D-Pro è il nostro relay di protezione, che ovviamente tutte le schede di controllo hanno la possibilità, hanno una poss non è che hanno la possibilità, hanno integrato le protezioni di generatore, protezioni di rete, come avevo fatto vedere precedentemente. Il relay D-Pro praticamente permette di avere in più la 59W0 e l'87G, se non la ridondanza di tutte le altre protezioni già gestite dalla scheda di controllo. L'87G è la differenziale di generatore, quella che si realizza con 6 TA, 3 a monte e 3 a valle del generatore. Ed è diciamo un ottimo prodotto, un ottimo rapporto qualità-prezzo e avrò è sostanzialmente un'espansione di quella che è la scheda di controllo, quindi con un'unica connessione io dalla scheda e dal suo monitor riesco anche a gestire e visualizzare quelle che sono le protezioni realizzate dal relay. E poi il supporto per la DST 4602 remote. Che cos'è 4602 remote? È sostanzialmente un HMI aggiuntivo che viene collegato alla scheda di controllo per posizionarla appunto in una cabina di controllo o quant'altro per avere modo di visualizzare e comandare il generatore anche non direttamente dal fronte quadro. Qui ritorniamo sempre alla pagina delle comunicazioni, esattamente come la GC600 con l'aggiunta di un CAN bus dedicato per le schede di espansione. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché avendo un'elevata espandibilità, abbiamo preferito dedicare una porta di comunicazione dedicato per migliorarne le potenzialità, sostanzialmente. E qua andiamo su quello che è il futuro, quindi è un piccolo, diciamo, una piccola pubblicità su quella che sarà la 4603. Che cosa avrà di interessante? Avrà un display grafico a colori 10 pollici, completamente touchscreen, quindi andranno a sparire tutti i pulsanti. La ridondanza sarà in questo caso quello che si dice in gergo hot backup e avrà anche la ridondanza del PLC. Che cosa vuol dire? In questo caso le due schede di controllo, oltre essendo completamente ridondate in quelle che sono le funzioni, nel momento in cui una delle due schede, quella chiamata diciamo master, sta realizzando delle logiche PLC, nel caso dovesse spegnersi, la seconda diciamo, prende il controllo del sistema senza andare a perdere la sequenza del PLC iniziata dalla prima. È una cosa che al momento nessuno ha e si può avere sempre solo utilizzando il PLC di alto livello. Quindi, insomma, è sicuramente una cosa molto utile, soprattutto per gli impianti maggiormente complessi. E poi molto altro per quanto riguarda le porte di comunicazione, tipologie di controllo e altre, diciamo, caratteristiche, però lo vedremo poi più avanti. Poi, per finire, velocissimamente, GC500, una scheda facendo parte della vecchia famiglia delle schede di parallelo, ma è quella che, diciamo, è la nostra scheda certificata RINA per applicazioni navali. Al momento stiamo valutando la certificazione di NVGL o RINA per la GC600. Andiamo ora alle schede di controllo rete. Qua come per le schede di generatore vedete il grafico, diciamo, prezzo performance con l'MC400 che in questo caso funziona solamente con la GC400 e l'MC200 che funziona invece con tutte le altre schede di controllo. Velocissimamente, che cosa fa una scheda? Sì, perché
È tornato l'audio? È tornato l'audio. Bene, non sono andato avanti con la spiegazione. Quindi, ritorno brevemente. L'MC200 è sempre una scheda di sincronizzazione, ma non è una scheda di controllo motore. Qual è la sua funzione? Come tutte le schede di controllo e di sincronizzazione, ha due riferimenti di tensione. Uno del punto di riferimento, in questo caso della tensione dei due generatori, e il punto di riferimento su dove voglio effettuare la sincronizzazione, quindi la tensione a cui mi devo equalizzare. Lo scopo dell'MC200 è andare a muovere più gruppi in parallelo fra di loro in modo da sincronizzarli con un terzo punto. In questo caso, come abbiamo visto, il parallelo temporaneo di rientro, quindi avremo la rete che alimenta il carico. Dopo la mancanza rete, la scheda MC200 invierà ad ogni scheda di controllo posizionata in prossimità del gruppo di avviarsi, di sincronizzarsi su il montante di parallelo e alimentare il carico. Al rientro della tensione di rete, l'MC200 sincronizza i due generatori in modo da equalizzarsi sulla tensione di rete, andando a chiudere l'interruttore di rete, andando così in parallelo rete alimentando il carico. Ovviamente poi avremo la sequenza inversa con lo sgancio di quello che è l'interruttore generale macchina, il raffreddamento dei generatori e le sequenze di spegnimento. Poi qua vedete la possibilità di collegare anche più reti, cioè diciamo, può essere utilizzato anche un impianto con più reti. Ovviamente in base alla programmazione che andrò a eseguire, andrò a consentire o meno determinate tipologie di funzionamento. Esempio, non posso parallelare i due trasformatori o le due reti, gli MC200 mi garantiranno che questa funzione non può essere eseguita in automatico. Velocissimamente, vediamo qualche caratteristica dell'MC400. Come detto prima, lavora solamente con le schede GC400 e BTB200. Ha funzionalità AMF, complete di parallelo, come dicevo prima. Protezione sempre di interfaccia nel caso io abbia N generatori in parallelo fra di loro, potrà fungere da unico punto di interfaccia con la rete, ripeto, fino a un massimo di 30 minuti. Controllo dell'interruttore generale gruppi e dell'interruttore di rete. Ed è sostanzialmente il punto centrale di controllo di un impianto di produzione con generatori multipli, archivi storici, numerose potenti porte di comunicazione e anche lei ha le logiche and/or integrate. Velocissimamente qua c'è un'altra, diciamo, una visualizzazione di quelle che sono le protezioni rete AMF, le protezioni di parallelo integrate nella scheda. Funzioni per il parallelo, abbiamo detto che tutte le applicazioni sono incluse, può essere collegato qua il numero di schede a cui può essere collegata, e qua c'è un errore perché non lavora con tutte le schede di parallelo, quindi regolazione CAN bus analogica e sincronizzazione, compensazione e sfasamento del trafo. Cosa vuol dire? Sostanzialmente che si può eseguire il parallelo tra bassa e media tensione, quindi ho il generatore in bassa tensione, un trasformatore, e il montante di parallelo non sarà in bassa tensione, ma in media tensione. Tutte le nostre schede di controllo sono in grado di calcolare lo sfasamento. Funzionalità base load import-export, quindi base load, come detto prima, gestisce la potenza fissa e la ripartisce in maniera uguale su N generatori che gestisce, import-export, quindi andando a eseguire un riferimento che si dà sulla rete generalmente. Voglio un interscambio 0, quindi metterò una terna DTA su quello che è l'interscambio rete ed eviterò l'accessione sul appunto in rete e supporta grid code, come dicevamo prima, la gestione della potenza attiva e reattiva in base ai valori di frequenza e tensione della rete. Ripeto, in questo caso l'MC400 non gestisce la singola macchina, ma gestisce un N numero di macchine in parallelo fra di loro. Poi gestione del sgancio carichi, peak looping, peak shaving. Andiamo avanti. Anche qua vedete quelle che sono le porte di comunicazione, ma sostanzialmente alle medesime porte di comunicazione della GC400 e 600, con ovviamente esclusione del CAN bus dedicato al motore, in quanto non si interfaccia col motore.
Andiamo ora a vedere l'MC200 che, diciamo, la sorella maggiore dell'MC400 e presenta diverse funzionalità e caratteristiche aggiuntive come il doppio processore, display grafico, maggior numero di I/O, watchdog, lavora con qualsiasi scheda SIGGRAPH, quindi consideriamo che la scheda che viene utilizzata quando siamo di fronte a impianti con una certa complessità, infatti ha anche funzioni PLC integrate. E regolazione della tensione. Ah, ok. Questa qui è la funzione di regolazione della tensione su fine linea utenza. Brevemente, spesso, non spe fortunatamente, non spesso ci è capitato che in un impianto dove tra l'impianto che è di produzione e l'utenza è molto distante, ci sono pro dei problemi sul carico, la tensione all'utenza risultava molto bassa, che ne so, 370 volt su una tensione di partenza di 400. In questo caso abbiamo aggiunto questa funzionalità dove la tensione viene regolata non ai capi del generatore, ma sul punto di fine linea. MC200, anche qua le medesime porte di comunicazione che non sto a rispiegare. BTB200. BTB200 è la scheda di controllo del congiuntore, in questo caso abbiamo un unico modello. Quindi consente di gestire due semisbarre, a ogni semisbarra gli può essere associato uno o più generatori. Sostanzialmente questa scheda muove le due semisbarre in modo tale da sincronizzarsi fra di loro. Quindi ha la possibilità di avere comandi manuali e automatici per la gestione dell'interruttore congiuntore. Come dicevo prima, sincronizzazione tra le due semisbarre e la misura delle correnti che fluiscono nel congiuntore con la visualizzazione di quello che è il flusso di energia. E in un impianto possono essere collegati massimo 8 BTB200, cosa abbastanza difficile, però insomma, arriviamo fino a questo livello. Anche qua, per quanto riguarda le comunicazioni, siamo sostanzialmente allineati a tutte le altre e per farvi vedere un po' alla fine. Pronto? No. Per farvi vedere uno schema completo, vedete le due reti che vanno sulle due semisbarre, ognuna alimentata da un generatore con un congiuntore di mezzo. Quindi consideriamo che per ogni gruppo elettrogeno venga collegata una GC600, una scheda di parallelo meglio. La BTB200 che gestisce il congiuntore e le MC200 che vanno a gestire quelle che sono gli interruttori di rete. E in base a quello che settiamo o impostiamo, possiamo gestire l'impianto come meglio crediamo.